Attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Gatta ci vota. Ciao mister Gatta, come stai? Tutto a posto. Come sei messo col metro di giudizio? Segui quello italiano o quello europeo? Quale metro di giudizio segui tu? Io seguo quello della coerenza, che mi sembra che è quello che non usano loro, perché di volta in volta, attuano delle dinamiche diverse. Vorrei veramente capire cosa c'è, qual è la differenza. No, la differenza c'è, ma a vantaggio di Ken, ma sulla sbracciata di Ken involontaria a Faraoni, e invece la spallata, mezza gomitata spallata da parte di Bastoni contro l'Udine e contro il Verona. Perché nei due casi che citi tu non ci può essere un metro diverso, perché il varista è lo stesso. È lo stesso. Si vede che da una parte dormiva, dall'altra parte invece aveva appena preso il caffè, era sveglio. Va bene allora, mister Gatta. Voto al VAR di questa domenica di campionato. Qua, ma il VAR è zero, zero sempre. Perché da quando c'è il VAR gli errori fanno più arrabbiare. Perché mentre prima l'errore dell'arbitro lo potevi concepire, perché la dinamica, la velocità, la situazione, a quanto si trovava l'arbitro dal fallo, perché a volte c'erano delle ripartenze che non era umanamente possibile per un arbitro essere molto vicino a dove avveniva il fallo, no, era impossibile. Oggi col VAR non ci dovrebbe più essere polemica nel 95% dei casi, invece c'è polemica nel 50% dei casi ormai. Se poi c'è, ma quindi secondo te mister Gatta, perché sai di cosa si parla in questi minuti, dai, secondo te c'è polemica e abbiamo, come stanno tentando, no, di deviare il discorso buttandola su, abbiamo un problema arbitrale da risolvere, così generico? C'è un complotto oppure c'è, diciamo, un clima creato ad arte come sempre a sfavorire la Juve, quindi contemporaneamente a mandare, diciamo, i favori altrove? Ma in questo caso sono abbastanza a senso unico, gli errori, cioè, perché sono errori. Ho sentito ieri quelli dell'Inter, un giornalista che fa parte lì un giornalista, diciamo, di parte dell'Inter, parlare del fallo sul primo gol, sul gol del Verona, no? A inizio azione c'era fallo, ma dopo quello che hanno detto sul fallo di Lautaro a Napoli sulla bocca, ma come fanno a, cioè, ma la faccia veramente, ma come ce l'hanno? Ma come ce l'hanno, Claudio, che un mese fa ci spiegavano che ci poteva stare per la dinamica che non dessero il fallo, e gli stessi ci dicono adesso che invece quello lì sarebbe stato fallo. Va bene, oh. È un mondo particolare quello dei cartoni. Voto al giornalismo sportivo italiano, mister Gatta. Purtroppo, detto così, non mi piace darlo, nel senso che ci sono dei giornalisti molto bravi e ce n'è qualcuno che invece poi... Ma il, diciamo, paniere, quelli... come fanno con l'Istat, il paniere che voto prende? Il paniere prende 5 purtroppo, perché ci sono giornalisti da 8 che però il paniere viene rovinato da quelli faziosi che diventano giornalisti da 2. Ci abbassano la media, io sono uno di quelli, sappilo, sono molto fazioso, sempre di più. Allora, attenzione, mister Gatta, si sentono un po' accerchiati, capito? Loro dicono, ma come ce l'avete con noi? E quindi oggi in Lega hanno parlato tutti, dall'amministratore delegato del Siervo, Amarotta, che rappresenta ovviamente l'istituzione anche della Lega in un certo senso. Le parole indirizzate a chi le deve sentire sono queste, attenzione. Il campionato alla fine lo vince la squadra migliore. Siamo primi con merito, ogni anno si parla di favori, fa parte del gioco, ma a fine stagione vincerà la squadra migliore. Due tele domande che ti faccio. Secondo te loro sono primi con merito? E la seconda, vincerà la squadra migliore? No, ma soprattutto voglio capire, ma da quando
affermano quello, perché non mi sei, c'è una squadra che ne ha vinti 38, ma non è, e sento sempre dire che invece l'ha vinti perché rubava, no? Quindi o vale per tutti o non vale per tutti. Loro per me sono la squadra migliore, ma dirti che sono con merito fino a un certo punto, perché gli errori del VAR sono stati molto di più a loro vantaggio che a loro svantaggio. Per la Juventus è il contrario. E domenica ne abbiamo avuto un caso. Un altro caso, non so se il mobilista era, non penso che fosse lo stesso, ma se uno dà il rigore su quella mini trattenuta Lautaro contro l'Udinese, sì, ve lo ricordate? Come si fa poi a dire che non è rigore quello di ieri, lancata a Vlahovic, plateale, all'altezza del disco del rigore sul cross? Esattamente, aggiungiamoci, come si fa a dire che non è rigore quello su Yildiz? Dove l'avversario va, la palla va direttamente su Vlahovic? Anche a me quello era apparso evidente. Ti aggiungo quello su Yildiz, che mi pare abbastanza evidente anche quello. Non ne parliamo, quello. Quindi a questo punto chiudiamo l'argomento arbitrale e poi ci dedichiamo ai voti della nostra squadra del cuore. Secondo te, mister Gatta, dall'alto della tua anche esperienza da campo, cioè noi ci dobbiamo preoccupare, perché sai, noi dobbiamo uscire da, no, noi siamo già usciti da questo equivoco. È chiaro che ad Allegri non gli farete, io ve lo dico, è inutile che insistete, la parola scudetto non gliela farete mai uscire da quella boccuccia di rosa, mister Allegri, perché non ve lo dirà mai. Però è chiaro che lo spogliatoio della Juve, ultime dichiarazioni sono quelle di Vlahovic, no? Dopo il gol della vittoria non molliamo mai, no? E vediamo cosa succede dopo, noi ci siamo, eccetera. Cioè, la squadra, ma anche Allegri lo fa intendere in conferenza stampa, sta crescendo anche di convinzione, e quindi se prende possesso della forza, no? Che non vuol dire forza tecnica, tattica, ma vuol dire forza di portare a casa sempre le partite anche quando si mettono male, e se acquisisce sempre di più convinzione, ci deve credere girando a 46 a solo due punti, no? Nell'ottare per lo scudetto. Ma e allora io ti chiedo, visto che il nostro obiettivo sotto sotto è quello, poi se non viene, pazienza, voglio dire, non sei partito per quello, però è quello. Cioè noi dobbiamo avere timore, paura, preoccuparci da questo clima sfavorevole? Ma sai, quando ce ne sono tanti, poi alla fine non potranno, cioè per forza di cose non possono andare avanti con questa serie di errori, che sono degli errori che arrivano ad essere imbarazzanti, perché ce ne sono, cioè gli errori più gravi in area e in era VAR, anche se ci vogliono far credere che quello contro il Bologna adesso è l'errore del secolo, no? Dopo che nel primo tempo c'era perlomeno un rigore netto a favore della Juventus contro il Bologna, che non ne parla nessuno. Ma i veri rigori vergognosi in era VAR non dati sono quello a Belotti, Toro Inter, che è impossibile non dare rigore lì, e un altro, se ti ricordi, non mi ricordo chi era il giocatore dell'Atalanta, ma quando Lautaro in tuffo lo placca a un metro dalla linea di porta. Quei due sono gli errori più vergognosi della storia del VAR, e combinazione sono tutte e due a beneficio di una squadra. Sarà un caso. Ho capito, stai temendo il fattore esterno. Voto al fattore esterno che può condizionare il campionato. E anche lì zero, perché non sarebbe giusto. È un disastro. Dobbiamo tirare sui, mister, dobbiamo tirare sui voti. Parliamo di calcio. Noi siamo attaccati, siamo col fiato sul collo, siamo a due punti quindi la vittoria con la Salernitana, ma oramai lo stiamo dicendo con continuità, ogni volta diciamo vale doppio, quindi ne stiamo facendo una serie di vittorie che valgono doppio. Ti chiedo, sta diventando un pregio da cavalcare o stavi diventando un limite che può preoccupare, cioè della serie prima o poi, a furia di acciuffarla al 91esimo, poi arriva l'intoppo perché non ce la fai? Tutte e due, nel senso che comunque vincere le partite a fine partita vuol dire che tu ci credi fino alla fine, vuol dire che solitamente hai una buona condizione fisica e mentale. Dall'altra parte è chiaro che non devi poi giocare troppo con la fortuna, perché poi ti succede che invece magari noi un tiro, una deviazione,
su azioni che non sembrano pericolose diventa un problema, ecco. E quindi sicuramente sarebbe bello vincerne qualcuna come quelle vinte in Coppa Italia di partite, no? Un po' più tranquille. Voto alla Juve di Salerno di campionato? Il voto alla partita della Juve? Guarda, gli do 6, non di più questa volta, perché secondo me si poteva far meglio. E cos'è che è mancato? O chi è mancato? Guarda, è mancato un po' l'approccio, che secondo me è normale, perché quando tu 3 giorni prima batti una squadra 6-1, anche se tu dirai sempre di no, non è vero, ma un pochettino la sottovaluti, inconsciamente è così. Quindi è mancata un po' di quella determinazione. E poi dopo, secondo me, abbiamo avuto un po' paura di rovinare tutto. Quando, dopo il pareggio, abbiamo avuto un momento che ci sono state due azioni pericolose loro, un tiro da fuori area e quel cross che, secondo me, ha fatto un errore grave anche Danilo, che l'ha lasciato scorrere e poteva... Quindi la Juventus, da quel punto di vista, dal punto di vista della concentrazione e della determinazione, secondo me non era la Juventus delle ultime partite. È mancata. Senti, Danilo ha fatto mea culpa alla fine della partita, eh? Ha detto: da quando sono rientrato dall'infortunio sto faticando un po' e il gol è colpa mia. Parole importanti difficilmente si sentono da un giocatore. E allora ti chiedo se... Poi vabbè, poi però Danilo ovviamente prende un bel voto perché poi fa l'assist. Gli do 6 perché sarebbe stato insufficiente, gli do 6 per l'ultima azione. Questo vale anche per chi ha risolto? Cioè Vlahovic è 7 ma sarebbe stato insufficiente? No, insufficiente no, ma 6 non di più. Perché comunque ieri gli sono arrivate poche palle pulite. Una che ha ciccato, però l'ho visto reggere meglio rispetto al momento di difficoltà che aveva passato lo scontro fisico. Comunque ha provato, riprovato, l'ho visto determinato. Lo stesse dichiarazioni di Allegri nel post partita, no? Quando in genere sai usa un po' bastone e carota nei confronti di Vlahovic, invece ieri ha detto nei top attaccanti d'Europa, è cresciuto molto, quindi forse vuol dire che siamo allo switch definitivo per questo ragazzo. Senti, i tifosi della Juve si sono tutti concentrati su Kostic, che sarebbe il peggiore in campo. Sì, è vero. Ieri Kostic è stato peggiore in campo. Ma cos'ha sto ragazzo? Purtroppo Kostic è un giocatore che a me piaceva moltissimo e piace ancora. Quest'anno è quello che sta, forse è quello più sottotono di tutti. Dalle aspettative, no? Perché se tu vai a vedere, tutti i giocatori della Juventus stanno rendendo di più dell'anno scorso. Kostic è l'unico che sta rendendo di meno. Perché lo catena. Ma questo come te lo spieghi? Come l'anno scorso, forse un po' meno, perché l'anno scorso mi ha fatto proprio un'annata strepitosa, però è sempre uno importante, Rabiot. Ma questo come te lo spieghi? Perché non credo che possiamo dire che dipenda da una strategia, da una tattica, perché l'allenatore è lo stesso, il modulo è lo stesso, quindi la squadra è la stessa. Sai, lui è uno che ha fatto tante volte la fascia in vita sua. Comincia ad avere 31 anni e potrebbe anche essere in una fase, in una parabola un pochettino calante. Nel momento in cui a Kostic vengono a mancare la forza e la velocità, e diventa un giocatore normale, perché non ha tante altre caratteristiche, lo dice anche Allegri, no? È uno molto lineare, va sul fondo e crossa. Sì, sì, lui fa quell'azione lì, non ti fa mai un cambio di azione, non entra dentro il campo. Senti, stanno esagerando quelli che stanno dipingendo... Lui, no? Mister, stanno esagerando quelli i tifosi nostri, alcuni che stanno dipingendo il parallelismo tra Kostic e Alexandro fine carriera? No. Cioè, diverso, poi Kostic era un giocatore più offensivo, adesso Alessandro è diventato un braccetto di sinistra, però non è... anche solo la partita l'ultima partita che abbiamo fatto in casa su Costi ci hanno salvato una palla sulla linea, e comunque e che non quest'anno trovo Claudio che non abbia la continuità che aveva l'anno scorso. Cioè l'anno scorso io mi ricordo contro l'Inter Barella aggrappato a Costi che correva e andava a fare gol e andava a fare l'assist per il gol. Quest'anno non gliel'ho ancora visto fare.
Sì, è vero, la differenza è il determinare una partita, diciamo che non ha ancora determinato veramente una partita, no, quindi no. Sembra fare quasi il compitino, come dici tu. Anche la solita azione, Frosinone ha sbagliato un paio di gol, che sai. Su quella cosa Allegri ci è andato molto a pestare, secondo me giustamente, perché sembra il gol preso con la Salernitana la fotocopia di quello preso col Frosinone, con la difesa leggermente alta, lo scavallamento e l'uomo che ci troviamo dietro. Sì, c'ha ragione, è sempre nella stessa zona di campo, quindi c'è qualcuno che sta dormendo o stanno un po' dormendo tutte e due, sia Kostic che Danilo. Che Danilo, quindi cosa facciamo? Leviamo Kostic o leviamo Danilo? No, ma non si tratta di levare. Si tratta di fare più attenzione, di lavorare.